due chiacchiere con Patrizia Pellegrino, prontissima per presentare questa sfilata, questo evento. Però Patrizia, quanto è bello essere a Sorrento innanzitutto. Amo Sorrento, la amo perché mi ricorda la mia infanzia, perché da piccola io sono di Torre Nunziata e mio papà ci portava sempre, sempre Sorrento, Vico, Quenze, Piano di Sorrento, conosco tutto, Positano, conosco tutta la costiera sorrentina, e poi i miei più grandi amici e amiche sono proprio di Sorrento, quindi un pezzo del mio cuore è sicuramente tra Napoli e Sorrento. E quindi privilegiata di aver vissuto sempre questi luoghi, ma anche di poter presentare questa sera, io dico, un evento che forse Sorrento acquista ancora più un valore, perché già Sorrento è di per sé un grande evento, e essere qui anche per arte, per la cultura, per la moda, vuol dire che un'amministrazione e gli organizzatori sono molto attenti anche a questo, ed è bellissimo. Certo, perché unire l'arte, la cultura e la moda significa aver capito tutto di quello che è l'Italia. Noi siamo famosi nel mondo per il nostro stile, per la nostra moda, per la nostra arte e per la nostra bellissima, il nostro bellissimo paese, le bellissime città di mare e anche di montagna. Quindi se i nostri politici capissero che questi sono i punti forti su cui si può esaltare la nostra bella Italia, noi saremo il paese più importante del mondo. Quando lo capiranno? Perché lo siamo già, però secondo me se facciamo uno scalino in più, se i nostri politici capiscono che devono puntare tutto sul turismo, diventiamo ancora più forti nel mondo. Tu però non hai parlato della bellezza, perché fra un po' ne vedremo tanta, tanta sfilare. Ecco, dai, a qualche anticipazione. Sarli, Celestino, Impero Couture, cioè ci sono veramente le più importanti firme a livello europeo, non più italiano. Stiamo parlando di qualcosa che è uscito fuori dall'Italia. E Celestino, per esempio, andiamo indietro negli anni, perché dal 1800 che i telai del Celestino esistono. Andiamo al Novecento e parliamo di Sarli, che è stato un grande stilista del Novecento, che ha lavorato con Sarli, che noi abbiamo adesso quel suo assistente, che è stato il suo stilista capo. Quindi parliamo di gente che ormai, Impero Couture, che è diventato uno dei primi in Europa, parliamo di gente che sta facendo esattamente cultura, arte e spettacolo con il loro stile, con la loro bellezza, con i loro abiti. Grazie Patrizia, allora buona serata.